buongiorno, eccoci con una nuova rubrica dedicata alla Fondazione MAC di San Michele all'Adige. Parliamo di scuola perché è iniziato l'anno scolastico, vediamo com'è andata il primo giorno e vediamo le principali novità di quest'anno. Novecentododici studenti qui alla Fondazione MAC quest'anno sui banchi di scuola, sia per quanto riguarda la scuola superiore che la formazione professionale. Siamo con il dirigente Marco Dalry. La grande novità di quest'anno è il corso superiore delle bevande. Ricordiamo di che si tratta. Sì, è un corso che rientra nell'ambito dell'alta formazione, quindi ITS, Istituto Tecnico Superiore a livello nazionale, corso equipollente in Trentino, si chiama alta formazione. È un corso destinato a studenti già in possesso del diploma della scuola superiore o anche di formazione professionale. Il focus è proprio sono le bevande, non tanto il vino, non il vino perché lì è già un argomento che è coperto nell'ambito del corso enologico, ma le bevande intese come distillati, birra, e anche tutti quelli che sono succhi, tisane, sidro, anche quelle nuove bevande che stanno, diciamo, entrando nel mercato in questi ultimi anni. Ricordiamo che le iscrizioni per questo corso post-diploma biennale sono aperte, c'è tempo fino al 10 ottobre per iscriversi. Maggiori informazioni le trovate sul nostro sito fmac.it. Andiamo avanti a parlare di scuola, parliamo dell'alternanza scuola-lavoro che quest'anno va a regime. A regime, gli studenti che arrivano al quinto anno arriveranno a fare le 400 ore previste. Alternanza scuola-lavoro che noi come istituto tecnico agrario l'abbiamo impostata in maniera molto chiara e definita, cioè c'è una circa 200 ore di tirocinio presso aziende, e ricordo che noi abbiamo una convenzione con circa 500 aziende a livello nazionale, più i nostri centri all'interno dell'istituto, quindi centro per il trasferimento tecnologico e centro ricerca, ma una parte delle ore di alternanza scuola-lavoro vengono fatte anche dagli studenti come gruppo classe, elaborando dei progetti sul territorio, quindi non in classe, ma uscendo sul territorio e facendo dei progetti specifici che riguardano il loro percorso di studi. Ricordiamo che l'esperienza dei tirocini è consolidata qui alla Fondazione MAC di San Michele all'Adige. Sì, effettivamente noi i tirocini sono moltissimi anni che li gestiamo e li abbiamo come proposta ai nostri studenti già dalla fondazione del primo corso enologico nel 1958. Già allora gli studenti facevano un tirocinio presso le cantine, quindi diciamo che non è una novità per questo istituto. Altra novità è il sistema duale, un nuovo sistema di formazione che interessa il quarto anno della formazione professionale. Di che si tratta? Sì, noi quest'anno cominciamo a sperimentare questa nuova proposta prevista dalla legge appunto della scuola trentina, che prevede la possibilità di fare un anno scolastico, non un vero e proprio anno scolastico, ma un anno di formazione in parte in azienda, dove lo studente viene assunto con un contratto di apprendistato, quindi un lavoratore a tutti gli effetti, e un completamento della formazione a scuola. Quindi diciamo che circa il 50-60% della formazione nella parte tecnico specifica è fatta in azienda, la parte diciamo di cultura generale e le materie più comuni vengono fatte invece poi in scuola. Quindi è un modo nuovo per formare degli imprenditori agricoli. Ed ora sentiamo il messaggio di saluto del nostro presidente Andrea Segre e dell'assessore Michele Dalla Piccola in occasione del primo giorno di scuola. È un giorno importantissimo, è un nuovo inizio, la scuola vuol dire formazione, educazione, guardare al futuro. Questi ragazzi che sono la generazione Z, come qualcuno li ha definiti, sono importanti perché il futuro riguarda soltanto loro, noi dobbiamo dargli gli strumenti. E io credo che in questa definizione che qualcuno ha dato, Z sia una fine ma anche un nuovo inizio. E il messaggio che gli ho lasciato oggi è quello di guardare al locale, a loro stessi, ribaltando un motto della mia generazione: pensate globale, agite locale. Ecco, adesso noi dobbiamo fare il contrario, pensare locale e poi, se funziona quello che proviamo su di noi e nel nostro territorio, probabilmente questo si può estendere a livello globale. In un mondo difficile ma anche ricco di opportunità, il Trentino è ricco di opportunità, specialmente attraverso il suo territorio. I giardinieri di questo territorio sono i contadini, ed oggi in un istituto agricolo che li forma, che li rende capaci di competere con il resto del mondo, cerchiamo il nostro futuro. Ed il messaggio che vogliamo lanciare a loro e ai nostri cittadini trentini è davvero che in questo nostro meraviglioso Trentino le opportunità non mancano.
In particolare un bene prezioso come quello dei nostri ospiti, quasi 6 milioni di persone all'anno che ci vengono a trovare dal punto di vista turistico, sono innanzitutto i nostri primi clienti e poi insieme a loro i trentini che attraverso una fiducia profonda nei nostri prodotti acquistino locale con grande dedizione, convintamente, rendendo grande la nostra terra e a questo punto il futuro di questi studenti. Ed ora spazio al Punto Vino con il nostro esperto Mario Tonon che ci parla di Castel San Michele Rosso. Oggi ci troviamo nel chiostro dell'ex prepositura che ora è Fondazione MAC. Degustiamo un vino che nasce da un viaggio di studio dell'UDIAS, Unione Ex Diplomati dell'Istituto Agrario San Michele, che nel 1956 hanno fatto un viaggio in Francia, nella zona del Bordeaux, dove li hanno visto una vinificazione diversa rispetto alle nostre, cioè univano tre varietà di uva, il Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, e l'assemblavano assieme e ne facevano un vino molto sinfonico e armonico. Ritornati in Trentino, l'allora ex enologo della cantina, Riccardo Zanetti, con l'ausilio del direttore del laboratorio De Francesco, cominciarono a fare le stesse vinificazioni, però unendo le uve, uvaggio bordolese appunto, in Trentino da noi avevamo un problema, cioè maturazioni diverse in tempi diversi. Quindi poi è stato cambiato e trasformato in taglio dei vini, quindi vinificazioni infatti separate, il Merlot col Merlot, il Cabernet col Cabernet, il Cabernet Franc col Cabernet Franc e poi fatto il taglio di vino. Giupponi, allora insegnante di disegno, disegnò le prime etichette e nel 59 furono imbottigliate le prime bottiglie di Castel San Michele. Vino robusto, molto potente, che ne dà un vino, vedete, un rosso molto violaceo, molto corposo, molto bello, piacevole, limpido per questa brillantezza che poi se la bottiglia lasciata affinare con gli anni gli dà anche quell'unghia di granato. Al profumo si sente queste note di frutta, di mora, di mirtillo, che assieme a quel po' di affinamento in legno e quindi il buon grado alcolico, siamo sui 14 gradi, ne fa un vino anche molto etereo, quindi adatto anche per vino da meditazione. In bocca a questo ingresso molto importante, sto velluto però questo tannino dolce lo dà un velluto particolare, molto piacevole e molto forte, adatto per piatti quindi molto importanti, stracotti di manzo, brasati, selvaggina, formaggi molto saporiti e non disdegna, come dicevo prima, anche di essere bevuto così su un tavolino in compagnia per un bel finale di serata, soprattutto quando ha magari qualche anno di età. Buona bevuta a tutti. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. L'appuntamento con la Fondazione MAC torna la prossima settimana. Arrivederci.